10 minuti poi prendete un tè, poi andiamo a censirsi. Non è possibile vedere tutto perché ho poi in media 5-6-7 ore, perché tutti i turni tutti pieni del mondo, quindi tornate se volete, vedete cose meravigliose, ma oggi dobbiamo rimanere nelle due ore stabilite. Quest'anfora qua sgorga acqua notte e giorno di quasi 400 acque di laghi, mari, fiumi da tutti i continenti. Per darvi qualche esempio banale, questa è l'acqua del Baikal, Mongolia, Siberia, a un lungo 600 km, 80 di larghezza, ha un quinto di acqua dolce di tutto il pianeta, ha 360 affluenti, quasi uno al giorno. Dentro, 20.000 km ha fatto questo per andare. Questa è l'acqua del Mekong, qui siamo in Cambogia. Una domanda da una da Monte Perù, una certa Manolita che la metteva dentro, in mezzo a circa una settantina di giovani, una domenica pomeriggio. Uno ha azzardato una domanda intelligente: signore, ancora rossa quell'acqua? Risata generale degli altri. Ancora rossa quell'acqua, pensè milioni di morti buttati dentro dai Khmer. Ecco la domanda dell'acqua rossa. Voi adesso andrete in Polonia, no? Questa, guarda che bene, è l'acqua sorgente dei Monti Tatri. Nasce qua, questi andati su alle sorgenti. Oppure questa è l'acqua della Plaza de Mayo in Argentina. Ancora adesso migliaia e migliaia di donne domanda conto dove è andato il marito, il papà, il padre. Perché raccogliamo tutte queste acque qua? Il 52 di Isaia dice che alla fine il deserto fiorirà. Una rosa del deserto di Gerico, venite qua fra 20 minuti per trovare il doppio. È qua da 7 anni. Non l'acqua. Tutte queste acque qua servono. Cos'è questo? Cos'è questo? Un sasso. Cosa sta facendo questo sasso? Galleggia. Ma se svegli fino in fondo, guarda.